nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo già nella novena della Pentecoste. Sabato prossimo, vigilia di Pentecoste, celebreremo la liturgia vigiliare della Pentecoste. Poi la sera andremo tutti allo stadio per la veglia. Fin domani pomeriggio c'è domenica solenne celebrazione di Pentecoste qua. Per quanto riguarda il primo incontro, sabato prossimo celebrazione vigiliare con grande solennità. Ma già siamo nella novena della Pentecoste, in questo anno dello Spirito Santo. Siamo con Maria nel Cenacolo, in preparazione alla discesa dello Spirito, e dobbiamo intensificare la nostra preparazione perché lo Spirito scende in abbondanza dentro di noi. Questa mattina chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci per comprendere qual è la volontà di Dio a nostro riguardo, per spianarci il cammino verso la santificazione della nostra vita, perché il tempo passa e noi ancora siamo così attardati dalla nostra infingardaggine e non procediamo nella via per cui lo Spirito Santo ha voluto incamminarci. Chiediamo pertanto questa mattina allo Spirito Santo di conoscere quello che Dio vuole da noi, in modo che possiamo crescere in qualità e armonia, nella vita dello Spirito, una qualità migliore e un'armonia della crescita, una qualità per cui noi miglioriamo la nostra condotta e scegliamo le cose più belle per noi, non le cose deteriori. Scegliamo il meglio per crescere in qualità e in armonia, in modo che ci sia una crescita armonica di tutto l'essere nostro in tutte le direzioni. E chiediamo allo Spirito Santo per questo stamattina di liberarci e di guarirci, di purificarci interiormente, perché noi possiamo crescere in qualità e crescere in armonia. Il punto dove dobbiamo arrivare è l'autoliberazione e l'autoguarigione mediante lo Spirito Santo, in modo da non essere debitori a destra e a sinistra per liberarci e per guarirci. Questo significa crescere in qualità. Non possiamo mai essere cristiani inferiori, i quali hanno bisogno di questo, di quello, girano a destra e a sinistra in cerca di liberazione e in cerca di guarigione, in cerca di purificazione. Ogni cristiano deve autoliberarsi, autoguarirsi, autopurificarsi mediante lo Spirito Santo, che purificazione, guarigione e liberazione. In questo momento chiediamo allo Spirito Santo di comprendere tutto questo. Nella strofa che troviamo verso l'ultimo, la penultima strofa del Veni Creator, noi preghiamo per te, sciamus da Patrem. Si dice, o Spirito Santo,
fa che noi conosciamo Dio Padre, poi fa che conosciamo Gesù Cristo, fa che conosciamo te. Uno dei doni dello Spirito, il primo dono dello Spirito, è la conoscenza di Dio. Noi non conosciamo Dio, ed è quello che chiediamo allo Spirito Santo, non una conoscenza nozionale, ma una conoscenza vera, in modo da accedere a Dio, adorare Dio con cuore e cuore, rapportarci a Dio, rapportarci al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, creare rapporti costruttivi con Dio, ossia crescere nella maturità cristiana. Da questo momento chiediamo la liberazione e la guarigione allo Spirito Santo, perché è uno spirito che libera, uno spirito che guarisce, però vuole noi collaboratori, noi persone collaboratori e collaboratrici della sua azione liberante, della sua azione guaritrice, della sua azione purificatrice. Spirito Santo, vieni, vieni in questo momento, scendi dentro di noi, illumina la nostra mente, crei in noi la nozione vera di Dio, in modo da rapportarci a Dio nostro Padre, e di non considerare Dio come idolo. Questo è il grande pericolo per la purezza della nostra fede. Trattare Dio come un idolo, rapportarci a Dio come ad un idolo, mentre Dio va adorato in spirito e verità. Diciamo Spirito Santo, di illuminare la nostra mente, perché ci rapportiamo a Cristo, Figlio di Dio, non creandoci un Cristo, secondo il nostro desiderio, ma facendoci incontrare con Cristo, con Cristo del Vangelo. O Spirito Santo, ti chiediamo di rapportarci a te, non nei sentimenti che scambiamo del dono tuo, ma di rapportarci a te, nell'intimo del cuore, donandoci a te, sottomettendoci alla tua volontà, lasciandoci condurre da te, per la via della verità, dell'amore, della giustizia, della santità. O Spirito Santo, vieni, purifica la nostra mente, purifica la nostra volontà, purifica i nostri sensi, purifica il nostro cuore, purifica la nostra vita, disponici a ricevere te, onore del Padre e del Figlio, sapienza eterna, che corregge le vie degli uomini. O Spirito Santo, vieni, rendi luminosa la nostra vita, sapienza la nostra condotta, piena d'amore, il rapporto con Dio, il rapporto con gli altri. Spirito della vita, ti chiediamo di vivere la vita del Figlio di Dio e di iniziare qua giù quella vita che mai tramonterà, la vita eterna. Alleluia. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome,
egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini, ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, ed io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, poiché voi non mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore. È una parola audace, quella che ci dice Gesù nel Vangelo di oggi. Io vi parlerò del Padre apertamente, non più in similitudini, non più in immagini, ma vi parlerò del Padre apertamente. Vi manderò il mio Spirito, che vi farà conoscere il Padre. E in quel giorno voi chiederete nel mio nome, pregherete nel mio nome, pregare nel nome di Gesù per ottenere tutto. Però qui Gesù dice: io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Non ci sarà bisogno che io preghi il Padre per voi. Perché? Perché il Padre vostro stesso vi ama, poiché voi avete amato me e avete creduto in me, che sono venuto da Dio. Cioè, appena voi aprite la bocca, chiedete direttamente al Padre e il Padre vi esaudirà. Non sono io a pregare il Padre perché vi ascolti, perché il Padre vi ascolterà, perché il Padre vi ama. E sapete perché il Padre vi ama? Perché voi avete amato me. Ma che cos'è questo amore con cui noi amiamo il Padre, con cui noi amiamo il Figlio, se non quell'amore per cui il Padre ama il Figlio e il Figlio ama il Padre? È lo Spirito Santo. È questo l'amore che intercorre tra Padre e Figlio e crea tra Padre e Figlio unità. Ed è questo l'amore che viene versato su di noi. Noi amiamo Dio, Dio ama noi. Noi amiamo Cristo, Cristo ama noi. E questo amore, il medesimo amore che intercorre tra Padre e Figlio, che lega noi al Padre, lega noi al Figlio, e allora siamo una cosa sola. Non c'è bisogno che noi interponiamo, come se fossimo estranei a Dio, un'altra persona per chiedere e ottenere. Siamo in unione con Dio, siamo in unione in Cristo con Lui, e basta aprire la bocca, perché il Padre ci esaudirà, perché noi chiederemo al Padre quello che Dio vuole, quello che lo Spirito ci suggerirà, e il Padre ci ascolterà. Non abbiamo bisogno che ci sia il Figlio a chiedere, a interporsi tra noi e Dio, quasi che fossimo estranei a Dio. Siamo una cosa sola con Dio, nello Spirito Santo, e il Padre ci ascolterà, perché il Padre ci ama. Qui è la sublimità dell'amore di Dio. Mediante lo Spirito Santo noi siamo uniti a Dio, Dio in noi e noi in Dio. Quello che noi chiediamo a Dio, già Dio lo sa, perché è lo Spirito Santo che suggerisce in noi quello che dobbiamo dire, e il Padre che ascolta lo Spirito che è in noi e si adorerà i gemiti dello Spirito.
Essa verrà a noi, perché è nello Spirito che noi chiederemo in Cristo Gesù. Qui siamo nell'intimo della famiglia divina. Non siamo più estranei, ma siamo una cosa sola. E quando si è una cosa sola, allora tutto ci si chiede e tutto ci si dà. Il Signore vuole farci entrare in questo mistero dell'intimità divina. Non abbiamo più bisogno di similitudini, di immagini. Siamo nella realtà e questo avverrà pienamente nell'altra dimensione, ma già incomincia a verificarsi in questa vita se noi lasciamo che lo Spirito Santo scenda dentro di noi e crei luce dentro di noi, crei amore tra di noi, crei vita tra di noi. Accennavamo nella preghiera di purificazione all'idea che tante volte noi ci formiamo di Dio. È nella luce dello Spirito che dobbiamo formarci un'idea vera di Dio. Abbiamo perciò bisogno di purificarci nei riguardi del Signore, di liberarci dal grande idolo che tante volte noi ci facciamo di Dio, idolo che nasce da una non retta concezione di Dio, da un non retto rapporto con Dio. È soltanto lo Spirito Santo che ci può dare la cognizione vera di Dio e può creare in noi un vero rapporto con Dio. Ecco perché in quella bella strofe noi diciamo: lo Spirito Santo fa che conosciamo il Padre, fa che conosciamo il Figlio che procede dal Padre, fa che non conosciamo te che procede dal Padre e dal Figlio. Perché la conoscenza di Dio, quella vera, è alla base della nostra vita con Dio, del nostro vero e qualificato rapporto con Dio. Tante volte noi abbiamo un'idea errata di Dio. Ci formiamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. Oppure secondo le similitudini, secondo l'immagine degli uomini. Dio è diverso da qualunque immagine che gli uomini possono darci, da qualunque similitudine tratta dal modo di vivere degli uomini. Dio è diverso da qualunque nostra concezione, che può essere antropomorfica. Dio è puro spirito, e soltanto nello Spirito Santo possiamo conoscere chi è Dio, nostro Padre. Il più grande idolo che noi possiamo fabbricarci è l'idolo di Dio. Noi tante volte parliamo di abbattere gli idoli, ma incominciamo a fare l'elenco degli idoli. Nell'elenco degli idoli ci sta al primo posto Dio, al secondo posto ci sta io, e poi tutti gli altri, un elenco molto lungo. Ma dobbiamo liberarci dall'idolo Dio, cioè quando noi idolizziamo Dio, lo facciamo a nostra immagine e somiglianza o a somiglianza di quello che gli uomini dicono. Dio è spirito, Dio è spirito, e Dio vuole che noi lo adoriamo in spirito e verità. Ricordate gli ebrei nel deserto, quando Mosè si allontanò dal popolo e salì sulla montagna per parlare con Dio, allora il popolo voleva un Dio vicino, non un Dio lontano, non un Dio tra le nubi, ma un Dio vicino, e si fabbricò il vitello d'oro. In quel vitello d'oro adorava Yahweh, non era un altro Dio, ma in Egitto da cui provenivano il Dio aveva la similitudine del vitello d'oro, un Dio tangibile, un Dio visibile. E allora
diedero tutto l'oro che avevano, e con tutto l'oro che avevano, e che diedero con tanta generosità, quasi spossessandosi di se stessi, si fabbricarono un Dio vicino, un Dio visibile, ma non era il vero Dio che abita un luogo inaccessibile, che abita nei cieli, che è puro spirito. E quando Mosè scese e vide quella scorpiatura di Dio, identificata in un vitello d'oro, lo ruppe, lo bruciò, lo incenerì, lo buttò nell'acqua. Tante volte noi ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza, secondo i nostri desideri. Ricordate quello che diceva Gesù. Non bisogna adorare un Dio a Gerusalemme, non bisogna adorare Dio sul monte Carisim. Non è il Dio dei giudei, non è il Dio dei samaritani il vero Dio. Il vero Dio è il Dio che si autorivela. E Dio vuole, da ora in poi, i veri suoi adoratori che lo adorino in spirito e verità. Fratelli e sorelle, liberiamoci da una falsa idea di Dio. Spiritualizziamo, qualifichiamo il nostro rapporto con Dio. Dio è puro spirito e Dio cerca questi adoratori che non lo cercano a Gerusalemme, non lo cercano sul monte Garigim, non lo cercano raffigurato in questa maniera. Non si facciano gli uomini un'idea antropomorfica di Dio. Non si creino un Dio a propria immagine e somiglianza. Il nostro Dio è quello che ci ha rivelato Gesù. È un Dio spirito. È questo Dio che noi comprendiamo nello Spirito Santo. È questo Dio che noi comprendiamo nella rivelazione di Cristo che è verità. Ed è a questo Dio che noi dobbiamo prostrarci. Via tutte le immagini false che abbiamo di Lui, tutte le similitudini false che abbiamo di Lui. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di darci la cognizione vera di Dio, dono dello Spirito, in modo che ci prostriamo davanti a Dio in spirito e verità. Lo adoriamo, ci rapportiamo a Lui nella purezza della mente, nella purezza del cuore, nella santità della vita. Io mi fermo qui, fratelli e sorelle, e vi chiedo oggi, nella forza dello Spirito, di liberarci da questo grande idolo che ci siamo fatti, di un Dio falso, e vi chiedo di rapportarvi a Dio, di rapportarci tutti a Dio nella verità, accettare il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Dio della rivelazione, il Dio delle scritture, liberarci dalle false di Dio e adorarlo in spirito e verità, qualificare il nostro rapporto con Lui nel santo timore di Dio e vivere in intimità con Lui come nostro Signore Gesù Cristo ci ha detto nel Santo Vangelo. Allora la nostra gioia sarà vera, la nostra gioia sarà piena, come dice Gesù nel testo di oggi. Finora non avete chiesto nulla, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. E questa mattina noi chiediamo questo, la vera cognizione di Dio, per un rapporto corretto con Dio, in modo che la nostra gioia sia piena. Amen. Noi sappiamo che non possiamo conoscere Dio se non nella tua luce. Tu soltanto, Spirito Santo, puoi rivelarci il Padre, puoi rivelarci il Figlio, puoi rivelarci te stesso. Ti chiediamo in questo momento la cognizione vera di Dio per poter rapportarci a Lui, per creare un rapporto qualificato, puramente spirituale, con Dio che è puro spirito. Liberaci, o Spirito Santo, da tutto ciò che
ci dà la sensazione di Dio, ma che non è Dio. O Spirito Santo, ti chiediamo di farci conoscere Dio, nostro Padre, di farci conoscere Cristo, nostro Salvatore. Ti chiediamo, Spirito Santo, di rivelarti a noi quale sei. Tante volte noi confondiamo te, che sei purissimo Spirito, con tutte le nostre sensazioni, con il calore che noi sentiamo, con tutto ciò che dipende dalla nostra sensibilità, ma non sei tu. O Spirito Santo, tu sei impalpabile, tu sei invisibile. È vero che tante volte ti manifesti così a noi in similitudini, in immagini, in sensazioni, per farti comprendere che tu eserciti un'azione su di noi, ma tu sei al di sopra dell'azione che compie. Tu abiti una luce inaccessibile, tu sei purissimo Spirito. Nessuno mai ti vede, o Spirito Santo, perché sei purissimo Spirito. L'esperienza di te è un'esperienza ineffabile, ma puramente spirituale, che tante volte hai dei riflessi anche nel nostro essere sensibile, ma che al di sopra dell'essere sensibile. Nessuno Spirito Santo ti può toccare, nessuno Spirito Santo può tenerti in mano, perché sei al di sopra. O Spirito Santo, tu pervadi l'universo, tu riempi di te tutta quanta la creazione. O Spirito Santo, noi non possiamo averti in mano, possiamo sentire la tua presenza, la tua azione, ma non possiamo prenderti in mano e possederti pienamente. Possiamo sentire qualche cosa di te. O Spirito Santo, dacci una vera cognizione del Padre, una vera cognizione di Cristo, vero Dio e vero uomo, una vera cognizione di te. Eleva il nostro spirito a te e fa che la qualità della nostra vita spirituale sia una qualità eccellente, autentica soprattutto, in modo che noi non confondiamo noi stessi, non confondiamo gli altri. Spirito Santo, vieni. Vieni e purificaci, purifica la nostra mente, purifica il nostro cuore, purifica i nostri sensi. Spirito Santo, vieni, dacci la conoscenza di Dio. È detto, quando scenderà il mio spirito, voi avrete la vera conoscenza di Dio. Non avete bisogno di domandare l'uno all'altro chi è Dio, perché la conoscenza di Dio riempirà tutta la terra. Alleluia. E adesso, o Spirito di Dio, noi ti invochiamo. Ti invochiamo perché possiamo autoliberarci da tutte le scorie che annebbiano la nostra fede, sterilizzano la nostra speranza, debilitano la nostra carità. Ti chiediamo, Spirito Santo, di autoguarirci da tutte le malattie, da tutte le piaghe, da tutte le impurità che noi abbiamo contratto lungo il cammino. Spirito Santo, vieni dentro di noi, liberaci, guariscici, purificaci, elevaci, saziaci di te, uniscici a te e noi vivremo. E adesso, o Spirito di Dio, esaudisci la nostra preghiera. Sei tu a pregare dentro di noi. Noi ci mettiamo nelle tue mani, o Spirito di Dio. Mettiamo le nostre debolezze, mettiamo i nostri difetti, mettiamo nelle tue mani le nostre malattie, le nostre ferite, le nostre impurità. O Spirito Santo, noi mettiamo davanti a te tutte le malattie dei fratelli, tutti i nostri fratelli malati, tutti i fratelli oppressi, tutti i fratelli che sono stati sauciati nel cammino della vita, tutti i fratelli nostri in pericolo che invocano il tuo nome. Ascolta, Spirito Santo, la nostra preghiera e uniti a te. Noi ci rivolgiamo al Padre
da cui discende ogni bene, in Cristo Gesù. Amen. Signore, effonde su di noi in questo momento uno spirito di consolazione. Come detto in Zaccaria, e rendici comprese che nell'unione a Cristo Signore e noi abbiamo la vita. Dove si trova lo Spirito Santo? Dove si trova? Ricordate nel battesimo lo Spirito Santo scese su Gesù. Ed è Lui che lo dona e lo dona in abbondanza a chiunque crede in Lui. Gesù è nella Chiesa vivente. Ecco, io sto con voi sino alla consumazione del mondo. E a Pentecoste lo Spirito scende nella Chiesa, ma nella Chiesa c'è il capo, ci sono le membra. Nella Chiesa c'è Gesù. È Lui che nella Chiesa e fonde lo Spirito, è da Lui che procede lo Spirito, ed è Lui che lo fonde. Per cui diceva bene Gesù, io sono la vita e voi tracce, se rimanete in me, io rimango in voi e porterete molto frutto. Lo Spirito Santo è la vita di Gesù, è la linfa vitale di Gesù. Rimanendo in Lui, noi succhiamo da Lui lo Spirito che dà la vita. E allora non ci resta che aderire a Cristo Signore, trovare lo Spirito in Cristo, integrarci in Lui, succhiare la linfa da Lui e fruttificare in Lui. È quello che noi chiediamo in questa Eucaristia. Nell'Eucaristia Cristo si fa presente. Lo Spirito Santo rende presente Gesù nell'Eucaristia. Ma quando Gesù scenderà dentro di noi, Egli ci comunica il suo Spirito. Ce lo comunicherà in misura che noi lo possiamo ricevere da Lui. E allora lo Spirito Santo in noi, lo Spirito che riceviamo nell'Eucaristia, sarà liberazione, guarigione, luce, forza, vita. Chiediamo al Signore Gesù di disporci a questa Eucaristia in modo da ricevere in Lui, durante la comunione, l'abbondanza del suo Spirito e di ricevere in Lui ogni guarigione, ogni liberazione, ogni consolazione. Spirito Santo, che procede dal cuore di Cristo, scendici di noi questa mattina e riempici di te. Tu che riempi tutto l'universo della tua presenza, riempi i nostri cuori, perché riempiti di te possiamo vivere nella luce, nella guarigione perfetta, nella consolazione, nella pienezza della vita. Spirito Santo, vieni e riempi il cuore dei tuoi fedeli. Amen. Il Signore comincia ad operare e già ha toccato l'orecchio di una persona che aveva con un tappo. La persona adesso sente chiaramente, però è un segno questo, che lo Spirito Santo vuole aprire le nostre orecchie per ascoltare la voce del Figlio di Dio e perché noi possiamo vivere in Lui. Lo Spirito Santo tocca il fegato di una persona, ingrossato, anche questo è un segno, perché noi possiamo farci animo, perché noi possiamo essere forti e camminare nelle vie del Signore. Lo Spirito Santo ancora rafforza le nostre membra. C'è effuso in questo momento uno spirito di guarigione fisica nelle membra, in tutte le membra del corpo.
sentiamo come una vigoria nuova, è segno dell'azione dello Spirito Santo su di noi che crediamo in Lui, che ci affidiamo a Lui e che Gesù ci ha svelato il volto del Padre. Il volto meraviglioso del Padre. Dio è nostro Padre e Dio vive. Dio manda il suo Spirito perché noi viviamo. Spirito di Dio e figli di Dio nascono dallo Spirito. Chiediamo al Padre in questo momento di rinascere di Spirito Santo. Chiediamo al Padre di effondere il suo Spirito perché si rinnovi la faccia della terra e da questo mondo salga al Padre un inno di ringraziamento. Chiediamo al Padre che queste ossa aride sentono il soffio del suo Spirito, si compaginano e si muovono incontro a Lui e noi diventiamo di nuovo un popolo vivente che acclama il nome del Signore. Tutti insieme, adesso un cuor solo, un'anima sola, con le mani alzate, ridiamo al Padre. Teniamoci ancora uniti, chiediamo al Padre la liberazione dei 7 spiriti cattivi che impediscono l'unione dei cuori e la preghiera assembleare. Sono 7 spiriti cattivi di cui vi parlerò un giorno, ma chiediamo al Padre in questo momento la liberazione di questi 7 spiriti che penetrano nei cuori di alcuni che girano attorno all'assemblea e impediscono la preghiera. Sì, o Padre Santo, ti chiediamo la liberazione dagli influssi degli spiriti cattivi che impediscono l'unione dei cuori, l'intelligenza di te, che impediscono la nostra preghiera, che ci raffreddano il nostro cuore, che distraggono la nostra mente, che intorpediscono le nostre membra. O Spirito di Dio, liberaci dagli spiriti cattivi. Risanaci, o Signore, da tutte le nostre malattie interiori. Liberaci da tutti i turbamenti, liberaci dalle radici del peccato. Fa, o Signore, che si compie in noi la beata speranza, che ci sia una ventata di Spirito Santo su questa assemblea, perché possiamo proclamare il tuo nome, possiamo proclamare il regno del Signore nostro Gesù Cristo. Tutti cantando, tu e il regno. Insieme
come figli dell'amore, pieni di Spirito Santo, diamoci il gesto dell'amore fraterno, della pace. Rivolgiamoci allo Spirito Santo perché scenda nelle profondità dell'essere nostro e lo trasformi. E poi ci daremo appuntamento sabato prossimo. Celebreremo la vigilia di Pentecoste in clima pentecostale. E vi prego, coloro che possono, di portare spighe nuove, di grano nuovo, o se ce l'avete di orzo, poi di portare rami di frutta, ossia ramoscelli con frutta, se ci sono ciliegie, se sono albicocche, in modo da tornare all'altare e di portare molti, molti fiori, in modo che sabato mattina noi possiamo iniziare la nostra Pentecoste, che durerà tutta la giornata di sabato, tutta la giornata di domenica. Preghiamo.
O Dio che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Che durante la processione siano sgominate le forze del male, le forze che impediscono l'unione tra di noi, le forze che impediscono la preghiera. O Gesù, camminando in mezzo a noi, continua a guarire, a consolare, a liberare, continua a dare ai cuori nostri la tua pace e la tua gioia, e fondi su di noi, O Gesù, passando il tuo spirito di amore.